Come sostiene anche Manuel Curto Gracia, allevatore di presa e grande conoscitore della razza, autore del libro El perro de presa canario, su verdadero origen. Nelle Canarie ci sono due epoche completamente distinte. L'antico perro de presa canario arriva nelle isole Canarie, dalla penisola iberica, a partire dalla conquista e colonizzazione. Questa razza sembra arrivare alla fine del secolo scorso. Si estingue e allora si inizia a ricostruire con incroci di razze straniere. Si introduce il bulldog, il dogo tedesco e il bull terrier e si incrociano queste razze con il perro de ganado majorero. E questo sino alla proibizione delle lotte negli anni 40. Da allora ci fu una decadenza che portò alla quasi estinzione della razza. Questo è il secondo periodo del perro da presa canario. Con esos cruces se llega hasta la prohibición de las peleas en los años 40. A partir de entonces vino una decadencia y casi que se extingue también otra vez. Diríamos el segundo periodo del perro de presa canario. Y desde hace unos 20 años para acá empezamos un tercer periodo. Da una ventina di anni a questa parte inizia un terzo periodo che porta all'attuale perro de presa canario. Che razze si utilizzano per il nuovo perro de presa canario è chiarissimo. In Tenerife fondamentalmente bulldog inglese, dogo tedesco, bull mastiff e boxer. In Gran Canaria il gran danese, ossia il dogo tedesco, bulldog inglese e mastino napoletano. Si suppone anche il boxer. E nell'ultima epoca, in questi ultimi anni, soprattutto alle Gran Canaria, si usa anche il pitbull americano e lo Staffordshire americano. A Tenerife, ultimamente, si è utilizzato il pitbull americano e lo Staffordshire americano. In piccolissima percentuale, però è stato usato. Il pitbull americano e il Staffordshire americano. In molto poco percentuale, però si è utilizzato. In questo momento c'è una differenza importante tra i perro de presa di Gran Canaria e quelli di Tenerife. Quelli di Gran Canaria hanno ereditato molto dal mastino napoletano. Sono più grandi, più larghi e con più temperamento, acquisendo anche il temperamento del perro de ganado majorero, che è un cane molto valido. Il perro de ganado majorero, che è un perro molto bravo. Il perro de presa di Tenerife, invece, è un po' più corto, in quanto c'è l'influenza del bulldog inglese. Ha meno temperamento ed è un po' più largo. Ma questo in generale, perché ce ne sono di molti tipi. Il difficile in questo momento è riuscire a stabilire quale sia il tipo più adeguato dal punto di vista dello standard. Secondo lo standard, il perro de presa canario deve avere la testa cuboide, il canale frontale aperto e lo stop poco pronunciato. Il costato, cioè la cavità toracica, deve essere ampia, le ossa forti, la struttura buona e l'insieme armonico. In questo momento, sia nelle isole Canarie che nella penisola iberica, sta succedendo la stessa cosa. Si sta creando un perro de presa canario senza tenere conto della qualità degli esemplari che si usano per la riproduzione. Si stanno utilizzando femmine e maschi con problemi di displasia. Si stanno utilizzando soggetti con dentatura incompleta, mancanza di premolari. Alcuni esemplari sono prognati, senza carattere. Alcuni esemplari sono prognati, faltos de carattere. Comunque è chiaro che sta proliferando un tipo di perro de presa che segue la moda, perché si vende molto bene, in quanto il perro de presa, sia alle Canarie che altrove, si paga molto bene. Allora molta gente alleva perro de presa solo per l'esportazione, però utilizzando maschi e femmine da riproduzione di bassissima qualità. Inoltre abbiamo un altro grave problema. E cioè che il club ufficiale della razza non sta lavorando per la razza, non seleziona i cani riproduttori in base al carattere, non seleziona esemplari non soggetti a displasia dell'anca.
Non si esige niente, a conferma della razza, prima delle esposizioni canine del presa canario. Non si richiede la prova di carattere. Previa alla monografica della razza del presa canario, non si hace ni siquiera un test di carattere a los perros de presa. Stiamo facendo, sia al club ufficiale della razza che tutto il resto del mondo occidentale, una selezione per la semplice apparenza del perro de presa canario, e molte volte neppure questo, perché si stanno scrivendo nel registro della razza per l'attestazione cani deboli di struttura, con un leggero prognatismo, senza carattere, e molti di essi, con problemi nella trazione posteriore, hanno il problema della displasia dell'anca. Con un leggero prognatismo, sin carattere, y muchos de ellos con problemas en la tracción trasera. Tienen problemas de caderas, tienen problemas de displasia de cadera. Se il club ufficiale ponesse come obbligatorie a tutti quegli esemplari che sono destinati alla riproduzione una radiografia dell'anca e la prova di carattere, allora si raggiungerebbe una selezione in minor tempo. La radiografia è di cadera. Exigirles test de carácter. Entonces llegaríamos mucho antes a una selección. Ma nelle Canarie succede una cosa molto più particolare, e cioè il direttivo del club spagnolo del perro de presa è formato da allevatori che allevano per vendere tutti i propri cani. Perciò è chiaro che non vogliono rendere obbligatoria la prova, perché nel caso anche loro dovrebbero superarla. Perché se ponen come obbligatoria la prova carattere a tutti i perros, sus perros también tendrán que pasar la prova carattere. Un altro tema molto importante è che il perro de presa che si alleva a Tenerife è completamente diverso da quello che si alleva a Gran Canaria. Il secondo ha fondamentalmente i caratteri del mastino napoletano, e in molti esemplari si possono riscontrare anche tracce di incroci con il perro de ganado majorero, mentre a Tenerife l'incrocio con il mastino napoletano quasi non esiste, tantomeno con il perro de ganado majorero. Il risultato è che vi sono due tipologie di perri de presa ben distinti, in Gran Canaria e a Tenerife. È praticamente inesistente. Entonces, claro, il risultato è un perro de presa distinto in Tenerife e un perro de presa distinto in Gran Canaria. A Tenerife, nei pressi della capitale Santa Cruz, vive Manuel Curtó Gracia, che, come abbiamo visto, seleziona e alleva presa canari da oltre 20 anni. Io in particolare, come allevatore di perro de presa canario, utilizzo le due linee combinando cani da presa canari delle Gran Canarie con molto temperamento con cani della linea di Tenerife, che hanno più caratteristiche del bulldog. E devo dire che sto ottenendo buoni risultati. In particolare, mi interessano la testa e il manto bardino. Mi piace molto il manto scuro, più di quello leonino, mentre sulla testa è una questione di gusto personale. E do un'importanza speciale al temperamento dell'animale e alla dentatura corretta e nella struttura in generale, affinché sia un perro de presa di carattere, che abbia le anche sane e che non soffra di displasia, tanto che tutti gli esemplari che rilevo con problemi di anca non li utilizzo per la riproduzione. Y desde hace bastante tiempo todos los ejemplares que observo que tienen problemas de caderas los retiro. Ya de cachorro de 8-9 meses, los que veo que están... I cuccioli di 8-9 mesi, che vedo che stanno bene per l'addestramento e per l'attacco e la difesa, li utilizzo per la riproduzione. Io impiego per gli incroci entrambe le linee e credo che il futuro del perro de presa canario sia su questa via, incrociando i migliori esemplari delle Gran Canarie con i migliori di Tenerife. Se non facciamo così, non arriveremo da nessuna parte. Da un lato, è molto importante incrociare con cani delle Gran Canarie, perché hanno più massa, sono più larghi, e nello standard si dice che il perro de presa canario deve essere leggermente più largo che alto ed ha più temperamento. La dentatura dei cani di Gran Canaria generalmente è completa, e devo ammettere che i figli dei migliori cani che combattono a Gran Canaria nelle lotte clandestine, alle quali non partecipo, hanno più temperamento di quelli di Tenerife. La bocca dei perros che si criano in Gran Canaria.
Gran Canaria es completa por regla general. Y como en Gran Canaria hay peleas de perros de presa clandestinas... A Tenerife non ci sono lotte, ma si usano semplicemente cani da riproduzione per il puro aspetto esteriore. Ed inoltre a Tenerife non conta molto la provenienza del perro de presa, con la conseguenza che stanno utilizzando cani di cui non si conosce il carattere, sia maschi che femmine. E questo porta il perro de presa canario ad un futuro incerto. Un futuro poi che non sappiamo esattamente in quale direzione va. Y claro, entonces se están utilizando perros que muchas veces no se sabe ni qué carácter tienen, tanto en los machos como en las hembras. Y eso, pues claro, aboca al perro de presa canario a un futuro incierto, a un futuro pues que no sabemos exactamente en qué va a parar. L'istinto alla difesa, il presa, ce l'ha nel sangue. Fin da quando i guanci, gli antichi abitanti delle isole Canarie, lo utilizzavano, sfruttandone potenza e ferocia, per difendersi degli attacchi dei pirati. Per incrementarne l'aggressività, fin da cuccioli venivano alimentati con sangue fresco, a cui seguivano giorni di digiuno. E in età più avanzata, erano aizzati contro manichini di paglia e stracci, nel cui ventre veniva cucita della carne cruda. Così addestrati, i cani, trovandosi di fronte ad un aggressore, attaccavano allo stomaco, non lasciandogli scampo. Ma al di là di questi eccessi, è rimasta ancora oggi una tradizione presso gli abitanti delle Canarie. Quando ci si reca a far visita ad un amico che ha un cucciolo, si chiama quest'ultimo con dolcezza, gli si fanno le feste e poi, improvvisamente, lo si colpisce con un violento schiaffone. Il gesto, ripetuto a più riprese da individui diversi, fa crescere il cane con molta diffidenza nei confronti delle persone al di fuori della ristretta cerchia familiare. Questo sistema lo rende inoltre estremamente diffidente nei confronti degli sconosciuti, che pure lo avvicinano in modo amichevole. Per allenare il presa si può scegliere fra due tipologie di allenamento. La prima richiede uno sforzo più leggero, ma protratto nel tempo. La seconda, invece, ne implica uno più intenso, ma di minore durata. È importante tenere presente che l'intensità di uno sforzo in allenamento deve essere sempre inversamente proporzionale alla sua durata. E per chi volesse nutrire il proprio presa alla maniera canaria, una ricetta, da adottare in fase di svezzamento, strappata ad un vecchio allevatore. Sostituire ad uno dei tre pasti a base di crocchette di buona qualità e carne cruda, una pappa a base di latte, miele e goffio, una farina di cereali che ha rappresentato per secoli il principale alimento per tutta la popolazione. Un buon addestramento e una corretta alimentazione potranno contribuire ad uno sviluppo armonico del fisico del vostro presa e a metterne in risalto il temperamento. Non serviranno però a compensarne eventuali difetti morfologici o tare genetiche. Per questo è fondamentale la scelta del cucciolo. Ma come si riconosce un buon cucciolo? Deve essere muy despierto, no nervioso, muy despierto y muy observador de todo lo que pasa alrededor. El perro de presa canaria tiene que ser muy observador. Si no, es que tiene problemas de carácter, es un perro apático y es un defecto. Esto debe de ser ancho, ancho, no es ancho, sino ancho. El cráneo ancho y luego la proporción 6 a 4. Sí. Y que tengan buenos, una vez adultos, buenos maseteros. Esta, por ejemplo, tiene una cabeza muy correcta, el morro ancho, el cráneo ancho. Luego aquí, estos huesos de aquí, deben de ser prominentes. No como en el bullmastiff o con el bulldog, que este hueso es deprimido. No, en el perro de presa canario, esta parte... bien saliente, ¿no? Y se considera defecto tradicionalmente en Canarias la falta de premolares. Luego en un perro de presa canario debe de tener en la parte delantera unas angulaciones marcadas, ¿eh?
Porque el perro de presa canario sí es bueno, está bien estructurado, es un moloso. Y el peso del cuerpo carga fundamentalmente sobre la parte delantera. Entonces, si está poco angulado de la parte delantera, tiene poca suspensión. Y sufre, camina topino, como muchos bullmastiffs. El presa canario debe estar bien angulado. Si no, es un defecto. Y la parte de atrás debe de ser medio angulado. Luego, de aquí delante, lo que son las espaldas y los hombros debe de ser muy fuerte. Entonces va todo, diríamos que unido, ¿no? Las espaldas, las angulaciones y la robustez. Este cachorro concretamente yo considero que tiene con 2 meses muy buenas angulaciones, tiene una buena estructura, el rabo de nacimiento alto, de inserción alta, y luego debe de estar como cargado de hombros. ¿Eh? No más alto de grupa, digo de cruz que de grupa, sino igual o un poquito más alto de grupa que de cruz. Muy poco. Luego algo muy importante en un perro de presa canario es la piel suelta, pero nunca formando arrugas. En los belfos tienen que estar recogidos, porque no tiene que babear el perro de presa canario. El perro de presa canario que tiene belfos abiertos y babea es un defecto. Ningún perro de presa canario tiene que babear. Debe estar el labio recogido. Luego el callo nasal recto y tiene que tener una buena respiración. El perro de presa canario tiene que respirar fundamentalmente en reposo por la nariz. Si tiene problemas respiratorios es que el caño nasal no es lo suficientemente largo ni recto. Pasa como con el bullmastiff, con el bulldog, el boxer. En cambio, el buen perro de presa canario no tiene problemas respiratorios. En caso de pelea o de carrera en tiempo caluroso, tiene que oxigenarse perfectamente. El pelo es preferible que sea áspero. Es un pelo no excesivamente corto, ni fino, suave, no. Debe de ser áspero al tacto. Las orejas, más bien de inserción alta, no baja. La inserción es más bien alta, ¿no? Y un poco atrasada en muchos ejemplares. El rabo debe de llegar al corvejón. Un poquito más se tolera, pero el rabo largo es un defecto. Y el porte siempre debe de ser en acción así. Luego algo muy importante es el costillar profundo y amplio, que tenga buena cabida para el corazón, los pulmones, el hígado, todos los órganos vitales. Si tiene escasez de caja torácica es un defecto. La separación visto de frente tiene que ser una buena separación. El cuello debe de ser muy ancho ya desde pequeño. El cuello estrecho es síntoma de que va a ser un perro débil. Es un perro de agarre. Y el cuello, los músculos de la parte del cuello deben ser muy potentes. Las espaldas muy potentes. El costillar amplio y profundo. Y las extremidades fuertes. Con mucho hueso, decimos nosotros, ¿no? Las extremidades de hueso delgado es un defecto. Un defecto grave en un perro de presa canario. Luego algo importantísimo. Pie de gato. Nunca pie de liebre. Nunca los dedos largos. Siempre bien recogidos.